L'incontro al quale oggi noi tutti partecipiamo è volto a ricordare i 70 anni della nascita della rivista di diritto sportivo, di una rivista che ha rivestito un ruolo fondamentale nello sviluppo del diritto sportivo e non soltanto di esso, ed ha costituito e costituisce ancora un punto di riferimento per gli studiosi, per gli operatori e più in generale per tutti coloro che, amando il mondo dello sport, ne hanno a cuore l'organizzazione e il funzionamento. Si pongono allora alcuni interrogativi che chi è chiamato a prendere la parola deve in qualche modo affrontare. Questi interrogativi riguardano proprio il ricordo. Il primo di questi interrogativi riguarda il modo di ricordare, il modo di compiere l'atto del ricordo. Si può ricordare una realtà che fa parte del passato facendo riferimento ad una persona, più persone, a chi sembra in qualche modo interpretare meglio la vicenda che si intende richiamare alla memoria. Si può ricordare invece evocando circostanze, fatti, vicende che hanno contrassegnato ciò che un ricordo fa riferimento. In questo senso anche scritti, idee e iniziative. Nel primo caso la forza evocativa è affidata alla considerazione della persona. Nel secondo invece vengono in primo piano quelli che costituiscono un prodotto, il risultato di un'attività di un processo culturale. C'è poi la questione del come ricordare. Accanto a quella c'è quella del che cosa ricordare. Nel nostro caso l'oggetto del ricordo è costituito da una rivista di diritto sportivo, e quindi dovrebbe essere palese che il mio modo di procedere sarebbe quello di fare riferimento agli articoli e saggi più significativi ospitati nella rivista, anche in relazione a diverse vicende che nel tempo hanno contrassegnato lo sport e suoi profili giuridici. Dall'organizzazione del sistema dello sport, al rapporto di lavoro dei calciatori, alla responsabilità connessa con l'attività sportiva. Da questo punto di vista, ricordare la rivista del diritto sportivo è in un certo senso, per quanto paradossale possa sembrare, facile e difficile al tempo stesso. Facile perché sono molti i saggi di rilievo che significativo ospitati nella rivista e quindi potrebbe essere sufficiente richiamarne alcuni. Difficile perché chi voglia andare in qualche modo oltre la superficie deve anche ricondurre ad unità la motricità delle prospettive che hanno contrassegnato gli interventi ospitati nella rivista. C'è poi un ulteriore ultimo quesito che riguarda la ragione del ricordo. Perché ricordare? C'è un modo di ricordare che consiste nell'evocare nel tempo presente una realtà che non c'è più, che è passata irrimediabilmente, perché la sua memoria non vengono meno. C'è invece un altro modo di ricordare, che consiste nel richiamare alla memoria un fatto, uno scritto, un'esperienza, in questo caso una rivista, non perché essa ci parli soltanto del suo tempo, ma perché anche ci aiuti a interpretare il nostro tempo, a capire l'esigenza di evidenziare le difficoltà e i limiti. Ora, il diritto sportivo è fatto di testi che richiedono di essere interpretati per trarre da essi la norma che regola la fattispecie. E i giuristi, in questa prospettiva, sono interpreti che, come dice il Sacro Testo, legano insieme il tempo passato, il tempo della norma, al tempo presente, che è il tempo dell'interpretazione del testo. Se questo è vero, sembra evidente che il modo più appropriato di ricordare la rivista giuridica sia quella di interrogarla anche sul nostro presente e forse anche sul nostro futuro. Allora, ricordare questa rivista significa rispondere a questi interrogativi. La prima questione che ci viene di fronte è: dobbiamo chiederci qual è il segno caratterizzante del diritto sportivo e del suo ordinamento. Il diritto sportivo è, diciamo, un mondo apparentemente semplice e tuttavia complesso. Esso infatti non solo si dibatte lungo versanti tra di loro molto diversi, l'organizzazione, la gestione, le risorse finanziarie e strumentali, l'attività sportiva, il lavoro degli atleti professionisti, la giustizia sportiva, per ricordarne solo alcuni, ma è comprensibile se si lo si considera non come una monade isolata, ma come una realtà che interseca continuamente e interfaccia altre realtà giuridiche e non giuridiche. Questo significa che il segno che contrassegna l'ordinamento sportivo è la sua complessità. Dal momento che esso è intellegibile, come ricorda anche la nostra Corte Costituzionale con una recente sentenza, solo a partire dalla considerazione delle scienze sociali e nel suo rapporto dall'ordinamento sportivo sovranazionale,
che espressamente per esplicita indicazione contenuta nel decreto legge 220 del 2003 ne afferma l'autonomia. Va quanto dire che ricordare la rivista del diritto sportivo significa ricordare la complessità e l'autonomia dell'ordinamento che costituisce oggetto della sua indagine e che, come ogni forma di complessità, ha un rapporto speciale con la modernità. Se il segno distintivo del diritto sportivo è la complessità, allora forse, diciamo, ci viene facile e semplice riferirci a chi, diciamo, in modo evidente ha rappresentato in questo mondo, nel mondo dei giuristi, questa complessità. E il riferimento non può che essere a quella personalità come quella di Massimo Severo Giannini, che non solo è una figura complessa, come ci ricorda Sabino Cassese, un saggio del 2010, perché è un giurista che ha lungo discusso i rapporti tra Stato e società, che è stato nello stesso tempo esploratore, geografo, capace di tracciare nuovi paradigmi, ma ed è uno studioso del rapporto tra pluralismo degli interessi e pluralismo istituzionale, ma anche perché Giannini ha legato in modo evidente, diciamo, il proprio ricordo e la propria riflessione giuridica anche al mondo sportivo, proprio con la pubblicazione nel 1940 sostanzialmente del suo contributo prima osservazione sugli ordinamenti giuridici sportivi, quel contributo con cui il maestro pone i fondamenti di quello che progressivamente diventerà l'ordinamento giuridico sportivo anche secondo la legislazione nazionale, tratteggiando le caratteri strutturali e le sue relazioni con l'ordinamento statale. Giannini ci ricorda innanzitutto che quella dell'ordinamento giuridico è una nozione liminale, una nozione cioè il cui contenuto non è appreso dall'interno del mondo del diritto, ma dalle scienze della società, del cui dinamismo il diritto non fa che registrare la realtà, e che di esso costituiscono elementi essenziali per cui soggettività, la normazione e l'organizzazione. È anche un ordinamento sportivo che è storico, che nasce cioè a seguito di un fatto preciso, l'istituzione dei giochi olimpici, quando, dice Giannini, la necessità di stabilire regole generali per lo svolgimento dei giochi sportivi portò all'istituzione di organismi generali che elaboravano queste regole. In questa prospettiva, quello sportivo è un ordinamento mondiale, sovranazionale, anche se non territoriale e originario, in quanto fondante la propria forza su se stesso. Questo ordinamento, ancorché originario, è tuttavia non è sovrano ed è pertanto destinato a incrociarsi con quelli degli ordinamenti che, come gli ordinamenti statali, sono dotati di sovranità. E qui l'incontro tra ordinamento sportivo sovranazionale e ordinamenti statali sta al centro del messaggio di Giannini. In particolare, dice Giannini, nulla impedisce che uno Stato soggetti interamente a norme proprie alle istituzioni sportive nazionali, giungendo anche, dice Giannini, fino a sostituire la normazione mondiale con la normazione propria. Un'operazione del genere, ci avverte però Giannini, non è senza conseguenze, dal momento che, come precisa il maestro, l'organizzazione dell'ordinamento sportivo mondiale, insomma, sua, può però da parte sua agire contro lo Stato che si regola in tal modo con una relazione giuridica esterna, ignorandola, non riconoscendo come atleti quelli appartenenti allo Stato in discussione e non ammettendo che le competizioni mondiali e vietando ai propri atleti di avere contratti con quelli dello Stato giuridicamente ignorati. Si coglie quindi in modo evidente il carattere proprio dell'ordinamento sportivo anche quando esso assume nel rapporto con lo Stato il carattere del diritto giuridico interno. Esso deve mantenere per sempre un carattere di autonomia che non riguarda soltanto il rapporto con altre istanze di funzione statale, come avviene ad esempio nel caso della giustizia sportiva, ma anche la relazione con lo stesso ordinamento nazionale per assicurare comunque il suo legame con il movimento olimpico e con l'ordinamento sovranazionale. Si tocca qui, come chiaro a tutti, un profilo estremamente delicato, la cui configurazione non appropriata può avere, come Giannini rileva con estrema concretezza, non solo implicazioni di carattere morale, ma anche cospicue conseguenze economiche, il che induce gli Stati, dice Giannini, nella propria disciplina interna, a tenersi entro l'invita a salvaguardare, almeno parzialmente, la normazione dell'ordinamento sovranazionale.
È in questo contesto che si colloca sostanzialmente la questione, sostanzialmente, diciamo così, del rapporto tra ordinamento sportivo sovranazionale e ordinamento nazionale. E Giannini suggerisce che il rapporto migliore è quello che definisce il principio tendenziale di mutuo non disconoscimento, che finisce con l'operare con il principio di ripartizione normativa tra l'ordinamento nazionale e l'ordinamento sportivo mondiale. In questo contesto assume quindi un valore specifico l'autonomia dello sport, e qui contenuto e con chiarezza indicato dalla Carta Olimpica, che esige che gli organismi nazionali siano preservati da ogni ingerenza di natura politica, religiosa ed economica. Si coglie qui un altro importante significativo di punto di convergenza tra la questione dello sport e il pensiero di Giannini. Pensiero che, come voi sapete, sta alla base della distinzione e separazione tra politica e amministrazione. Giannini ci illustra efficacemente nel suo saggio sul Parlamento e amministrazione questo progressivo affermarsi della distinzione dovuta alla rilevanza crescente dell'organizzazione amministrativa, fino a giungere al nuovo quadro della Costituzione repubblicana che, dice Giannini, ha introdotto per la prima volta in modo consapevole nella nostra storia giuridica il problema della separazione dell'amministrazione del governo dal governo e della tutela di essa dal governo economico. L'autonomia dell'ordinamento sportivo si declina pertanto in un duplice senso, come autonomia dalla politica per garantire le esigenze della Carta Olimpica e come separazione dall'organizzazione dello sport dal governo. Non è questa la sede ovviamente di stabilirsi sulle vicende del quadro giuridico nazionale. Ciò che conta è però evidenziare come l'insegnamento di Giannini abbia trovato espresso riconoscimento non solo in alcune delle disposizioni positive che disciplinano lo sport, ma nella stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale. Questa ha proprio di recente, con la sentenza 160-200-2019, ha affermato che la natura, per taluni profili originari e autonomi dell'ordinamento sportivo e di un ordinamento giuridico presente a direzionali caratteri di cui soggettività, organizzazione e formazione propria, a essa nel pluralismo fatto proprio dalla Costituzione, orienta l'apertura dell'ordinamento dello Stato e gli altri ordinamenti e trova protezione nelle disposizioni costituzionali di quell'articolo 2 e 18 Costituzione. Queste considerazioni ci consentono di dare spazio all'ultimo dei quesiti che avevo posto all'inizio di questo intervento, quello cioè di riguardare il senso, il significato delle riforme. Abbiamo già visto che quando si tratta di ricordare una rivista giuridica, l'atto per ricordare non costituisce la mera evocazione di un passato che non c'è più, ma si risolve alla fine in una sorta di interpretazione del presente alla luce dei principi e dei valori che l'esperienza trascorsa ha posto al centro dell'attenzione. Diciamo una sorta di lettura dell'oggi alla luce di ciò che è avvenuto ieri e forse anche del prossimo futuro, alla luce dei principi e delle regole che dovrebbero caratterizzare anche oggi l'ordinamento sportivo. In questo senso, le parole di Giannini, evocate attraverso il ricordo della rivista e l'insegnamento della Corte Costituzionale, che tali parole, fatto proprio, costituiscono o potrebbero costituire una sorta di cartina di tornasole dello stato di salute dell'ordinamento nazionale dello sport rispetto ai principi che dovrebbero caratterizzare. Non è, come ho già detto, questa la sede per ripercorrere le vicende non sempre lineari. E questo vale anche per le sue ultime evoluzioni. A questo scopo potrà tornare utile la rivista che oggi ricordiamo e siamo certi che questa impresa troverà autorevoli protagonisti. Certo è però che anche nel passato, nello snodarsi da diverse vicende riguardanti la disciplina dell'ordinamento sportivo, nel commentare proprio le disposizioni del decreto legge 138 del 2002, istitutiva tra l'altro di buoni servizi e SDA, si era avuto modo di richiamare all'attenzione la difficile difesa dell'autonomia dello sport. Ci si era chiesti se nuovi strumenti, noi giornalisti, non essere prodotti, avessero in qualche modo messo in discussione questa autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria. La risposta era stata in qualche modo interlocutoria, ma comunque almeno in parte rassicurante, dal momento che, come era stato osservato, il sistema non consegnato integralmente il CONI alle mani del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la CONI Servizi si configurava pur sempre come soggetto servente del CONI. Su questo assetto normativo, come voi sapete, intervenne
diciamo, modificato la denominazione di Sportes S.p.A. con quella di Sportes Salute S.p.A. e modificato integralmente la governance della società. Lo sto qui a ricordare perché tutti la conoscete. Si pone allora per l'interprete il quesito se questo nuovo assetto soddisfi in qualche modo le esigenze che sono state indicate dalle parole, diciamo, di Massimo Severo Giannini della Corte Costituzionale. E un dubbio si avanza, il dubbio cioè può essere questo, che attraverso l'indicazione sostanzialmente delle norme sulle risorse, perché la norma del comma 630 della legge interviene sulle risorse, in qualche modo si sia intervenuto anche sulle funzioni degli organi dell'organismo che secondo l'ordinamento dovrebbe ancora il governo dello sport del Paese. Questo tra l'altro in palese contraddizione con un'indicazione contenuta proprio nel famoso saggio di Giannini pubblicato sull'amministrazione civile nel 1957, secondo il quale qualunque forma di riordino dei pubblici poteri deve sempre partire dalle funzioni. Diceva Giannini, in principio sono le funzioni, tutto il resto viene dopo. Questo dubbio è anche reso forse ancora più problematico dalla considerazione della legge 86 del 2019, che è la legge di delega per il riordino del CONI, la disciplina di settore, che sembra fare questa disposizione dell'articolo 1, comma 630 della legge di bilancio, una sorta di criterio di delega per la definizione degli ambiti di attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni di benemerenza. In una situazione del genere, concludo, la parola di Massimo Severo Giannini nelle sue prime considerazioni sui ordinamenti sportivi e il ricordo della rivista credo che possano aiutarci a districarci nel tempo presente delle sue difficoltà e in qualche modo a tentare anche di decifrare il futuro, a capire quale futuro attende lo sport del nostro Paese. Abbiamo comunque una certezza, siamo sicuri che le forze politiche, tutte le forze politiche, considerano l'autonomia dello sport una ricchezza non di questa o quella parte, ma di tutto il Paese. E che una parte di questa ricchezza sta proprio anche nella prospettiva dei rapporti sull'ordinamento sportivo con l'ordinamento sovranazionale. Ricordare queste cose, che sono patrimonio di tutti, di tutto lo sport, credo sia anche il compito di una commissione come quella che presiedo, che è istituita, come afferma l'articolo 13 ter dello Statuto del CONI, al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia, di controllo e di tutela delle vittime sportive. Questi caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza sono alla fine quelli costitutivi di un autentico mondo dello sport e di questo mondo costituiscono, per dir così, in qualche modo l'ossigeno che vogliamo. Grazie.